Pace bene a voi presenti e a tutti coloro che sono in collegamento via internet. Carissimi, buona solennità a tutti voi di San Giovanni Battista. Ci prepariamo a vivere questo momento di preghiera tutti insieme. Iniziamo questo momento di preghiera con il canto Chiesa di Dio. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia, il Signore è con te. Dio ti ha scelto, Dio ti chiama. Nel suo amore ti vuole con sé, spargi nel mondo il suo Vangelo, seme di pace, di bontà. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia, il Signore è con te. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, un cordiale saluto a tutti. Buona solennità di San Giovanni Battista. Scusate se la mia voce la sentirete un po' bassa e abbastanza distrutta. Vi chiedo scusa, ma col caldo che c'è in questi giorni sono veramente stanchissimo e, tanto per cambiare, oggi in queste letture solenni sono di nuovo da solo perché mia nonna e mia mamma di nuovo non sono state qua vicino a me e quindi devo fare tutto io e quindi la mia voce piano piano va giù. Purtroppo non c'è niente da fare. Ci prepariamo a vivere questo momento di preghiera tutti insieme, ringraziando davvero di cuore il Signore per il dono di questo grande santo. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
gloria in excelsis Deo, gloria, gloria in excelsis Deo, e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo. Ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, gloria, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria in excelsis Deo. Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Gloria, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria in excelsis Deo, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo Altissimo Gesù Cristo con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Dal libro del profeta Isaia. Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fin dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome, ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha risposto nella sua faretra, mi ha detto: Mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. E io ho risposto: Invano ho faticato, per nulla invano ho consumato le mie forze. Ma certo il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno, per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele, poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era stato mia forza, e ha detto: È troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Insieme, io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu conosci quando siedo e quando mi alzo, intendi da lontani i miei pensieri, osservi il mio cammino e il mio riposo, ti sono note tutte le mie vie. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda.
Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Meraviglioso, meravigliose sono le tue opere, le riconosce pienamente l'anima mia. Non ti erano nascoste le mie ossa, quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, nella sinagoga di Antiochia di Pisidia, Paolo diceva: Dio suscitò per i nostri padri Davide come re, al quale rese questa testimonianza. Ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore, egli adempirà tutti i miei voleri. Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio inviò come salvatore per Israele Gesù. Giovanni aveva preparato la sua venuta predicando un battesimo di conversione a tutto il popolo di Israele. Diceva Giovanni sul finire della sua missione: Io non sono quello che voi pensate. Ma ecco, viene dopo di me uno al quale io non sono degno di slacciare i sandali. Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Alle, alleluia, 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 alleluia. Tu bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade. Alle, alleluia, 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 alleluia. Dal Vangelo di Luca. Gloria a te, o oh Signore. Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne. No, si chiamerà Giovanni. Le dissero: Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome. Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: Giovanni è il suo nome. Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro dicendo: Che sarà mai questo bambino? E davvero la mano del Signore era con lui. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito, visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. Lode a te, o Cristo. Alle, alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Carissimi fratelli e sorelle, buongiorno a tutti voi. Allora, oggi veramente la nostra fede
oserei dire che è proprio di una gioia immensa. Oggi siamo veramente in festa solenne, soprattutto noi del paese di Subero. E allora, questa mia riflessione voglio prima di tutto ringraziare e augurare una buona festa soprattutto a Lorenzo, sacrestano della parrocchia di Subero, ai suoi figli, alla sua famiglia, a tutti i paesani, specialmente al signor Giovanni, che è il vicino di casa della nostra cappellina. Voglio salutare anche un mio amico carissimo, che si trova nel sud Italia, che anche lui si chiama Giovanni. Lo voglio ringraziare e salutare. Ciao Giovanni, buon onomastico. E poi voglio anche ovviamente fare l'augurio di una buona festa non solo a chi si chiama Giovanni o Giovanna, ma anche ovviamente a tutti coloro che credono in Dio nella Santa Chiesa e sono devoti di San Giovanni. Allora, carissimi, oggi veramente dobbiamo guardare la figura di San Giovanni Battista, il precursore di Gesù. Come sappiamo, San Giovanni Battista ha letteralmente preparato la via del Signore. Ecco, e questa cosa che ha fatto Giovanni Battista, anche noi possiamo farla oppure no? E molti potrebbero dirmi, in che senso dici questo? Giovanni ha preparato la via del Signore e io credo che un compito del cristiano sia proprio questo. Noi dobbiamo ogni giorno vedere come sono. Com'è, non come sono, com'è la nostra strada che ci conduce verso Dio. E la domanda che potremmo porci è: ma io in che strada sto? La strada quella che termina con la porta larga o con la porta stretta? L'avremmo sentito molte volte questo passo del Vangelo. Chi passa per la porta larga è la via che porta alla perdizione. Se invece si passa per la porta stretta, è una porta che ci conduce veramente alla salvezza. Ecco, io credo che la solennità di oggi di San Giovanni Battista ci faccia comprendere proprio questo, l'importanza che noi dobbiamo dare alla nostra vita, al nostro percorso di fede. Ogni giorno dobbiamo sempre far sì che la nostra via, il nostro percorso di fede non sia tortuoso, pieno di curve, magari anche molto ripide, strette, eccetera, eccetera. No, noi dovremmo sforzarci ogni giorno a far sì che il nostro percorso verso la patria del cielo sia una strada dritta, senza curve, esattamente quasi come l'autostrada. L'autostrada, a parte ovviamente qualche curva, è normalmente quasi sempre dritta. Ecco, quella deve essere la stessa nostra via di fede. Ma come facciamo noi a farla diventare dritta? Di certo noi umani da soli non faremo mai niente. E qui entra veramente in gioco, oserei dire, proprio la fede, perché è Cristo Gesù che ci mantiene sulla retta via. È Gesù che ci mantiene sulla buona strada, non siamo noi che diciamo: guarda, io voglio oggi vivere nella retta via. No, io oggi no. È vero, anche la nostra volontà conta, ma quello che conta davvero è Gesù nel cuore. E questa è la verità, carissimi fratelli e sorelle. Gesù, se è presente nel nostro cuore, ci fa vivere una vita santa, una vita vera, una vita solenne. Noi dovremmo davvero ogni giorno rendere dritti i nostri sentieri di vita, ossia non fermarci a ogni benessere o desiderio mondano, ma guardare più in alto, guardare ai beni eterni, non a beni che a un certo punto marciscono o sono da buttare via o s'arrugginiscono, cose simili. No, noi dobbiamo guardare sempre, carissimi fratelli e sorelle, solo ed esclusivamente ai beni eterni, che sono quelli che durano in eterno.
Perché ogni cosa fabbricata dall'uomo, prima o poi, fa la muffa, è da buttare via, marcisce, si arrugginisce, si rompe. Invece la fede, l'amore e soprattutto il corpo e sangue di Cristo, che è proprio la nostra alimentazione per l'anima, quello lì è cibo e bevanda, fede, preghiera e amore che mai smetteranno di esistere. È troppo importante, fratelli e sorelle, che noi comprendiamo questo. Noi dobbiamo vivere la nostra vita terrena con lo scopo di poter raggiungere in maniera migliore e veramente con più fede possibile il regno di Dio. Ogni giorno noi dobbiamo camminare in questa vita terrena dicendo: io oggi devo essere migliore del giorno precedente. Oggi, con l'aiuto di Dio, voglio essere meglio dei giorni scorsi, perché anche questo, fratelli e sorelle, il nostro cammino di fede. Ogni giorno si cresce sempre di più e ogni giorno si diventa sempre più precisi nelle cose. E questo anche umanamente parlando. Se tu fai un lavoro per la prima volta, all'inizio puoi sbagliare, la seconda anche, la terza anche, ma dopo la quarta o la quinta capisci bene il meccanismo e non sbagli più. Ecco, lo stesso vale nella fede. Noi sappiamo di essere peccatori e sempre lo saremo, ma è proprio la nostra volontà di chiedere aiuto a Gesù che ci fa stare più attenti e più preparati in futuro. Noi ci confessiamo spesso. Una volta al mese, 2 volte al mese, o come faceva il beato Carlo Acutis, addirittura una volta a settimana. Noi tutte le volte che ci confessiamo chiediamo sempre al Signore che ci aiuti a vivere meglio la nostra vita. E se veramente noi capiamo quale peccato abbiamo fatto, ci stiamo lontano e soprattutto ci fidiamo soltanto dell'amore santo di Dio, veramente vivremo meglio la nostra vita dopo quella confessione, perché ogni giorno si cresce sempre di più, ogni giorno sempre un mattoncino in più, ecco, viene messo, ecco, all'interno della nostra vita. Un po' come quando si costruisce una casa o un edificio, si devono mettere insieme i pezzi e poco per volta i pezzi arrivano tutti. Ecco, noi tutti questi pezzi che compongono la nostra vita di fede vengono proprio da Gesù. Allora è fondamentale, carissimi, fare quello che ci ha detto San Giovanni Battista. Prepariamo ogni giorno la nostra via che noi seguiamo, rendiamola dritta. E soprattutto impegniamoci ogni giorno a essere graditi al Signore. Rendiamo la nostra anima degna di poter accogliere anche sacramentalmente Gesù. Chiediamo perdono al Signore dei nostri peccati e ogni giorno viviamo soltanto nella retta via, ossia una via che veramente ci conduce a Dio Padre. Chiediamo allora davvero a San Giovanni Battista che ci aiuti ogni giorno a vivere la nostra vita con amore, fede, gioia e speranza. E preghiamo San Giovanni Battista perché ogni giorno ci conduca sempre davanti al Signore con gioia, fede e speranza. A tutti voi, carissimi, un augurio di una buona solennità di San Giovanni Battista. E che il Signore sempre ci aiuti nel nostro cammino di fede. Viva la Chiesa, viva Gesù, viva San Giovanni Battista. Concludiamo questo momento di preghiera con la preghiera dei fedeli. Diciamo insieme: rinnova, Padre, i prodigi del tuo spirito. Rinnova, Padre, i prodigi del tuo spirito.
Per la Santa Chiesa, sull'esempio di Giovanni Battista, indichi agli uomini del nostro tempo Gesù, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Preghiamo, rinnovo, Padre, i prodigi del tuo Spirito. Per i consacrati nella vita ascetica, monastica e apostolica, lasciata ogni cosa che appartiene alla terra, seguono senza compromessi Cristo, casto, povero, obbediente. Preghiamo. Rinnovo, Padre, i prodigi del tuo Spirito, per i perseguitati a causa della giustizia, con la medesima forza che animò il Battista, proclamino coraggiosamente Gesù, via, verità e vita. Preghiamo. Rinnovo, Padre, i prodigi del tuo Spirito, per i profeti del nostro tempo, rifiutando la violenza e la menzogna, tolgano ogni ostacolo davanti a Cristo, portatore di salvezza e di pace. Preghiamo. Rinnovo, Padre, i prodigi del tuo Spirito, per noi qui presenti e per tutti coloro che sono in collegamento. Riscoprendo la grazia e gli impegni del battesimo, ci sia dato di vivere in modo limpido il Vangelo di Cristo, nostro Maestro e Signore. Preghiamo, rinnovo, Padre, i prodigi del tuo Spirito. Grazie a tutti, fratelli e sorelle, per la vostra partecipazione. Concludiamo questo momento di preghiera con il canto Nei cieli un grido risuonò. Nei cieli un grido risuonò, alleluia, Cristo Signore trionfò, alleluia, 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 alleluia. Morte di croce gli patì, alleluia, ora al suo cielo risalì, alleluia, 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 alleluia. Buona mattinata a tutti voi.